Il Signore sia con voi. Oggi, cari fratelli, iniziamo un nuovo anno liturgico, iniziamo anche il tempo dell'Avvento, tempo di speranza e tempo di attesa e tempo di vigilanza. Sono le tre parole che ci porteremo nel cuore in questi giorni, perché abbiamo soprattutto bisogno di una speranza che ci dà un volto nuovo alla nostra vita, che ci sappia dare nuove motivazioni per cui combattere e lottare per realizzare quel sogno che Dio ha su di noi, che è la nostra santità. Allora con questo desiderio di incamminarci verso la santità, con la vigilanza del cuore e con lo spirito anche di volerci convertire ogni giorno, conosciamo i nostri peccati e chiediamo umilmente perdono a Dio. Saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, vi sono levate e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, gli affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, come un laccio infatto, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Bene, cari fratelli, ecco, abbiamo, come abbiamo detto all'inizio della nostra celebrazione di oggi, inauguriamo il nuovo anno liturgico, un percorso con la parola di Dio che ci accompagnerà in questa nuova esperienza spirituale con le varie tappe che ne vivremo durante questo anno. Iniziamo soprattutto con l'Avvento. L'Avvento è una spiritualità di attesa, una spiritualità di speranza. E in certo qual modo, dalle letture che abbiamo letto, il tema non si dissocia da quello che abbiamo meditato fino a domenica scorsa: una Chiesa con uno sguardo verso le realtà future, una Chiesa con un termine tecnico che ha una sua visione escatologica, con tutte queste e questi spunti ricchi della parola di Dio ci fanno pensare un po' anche ai nostri giorni, dove sembra che una realtà fenomenologica possa farci capire o farci intuire che si sta avverando quello che la storia aspetta, il compimento della missione totale di Dio, quello di salvare l'uomo definitivamente. Eppure Gesù ci chiede, ecco, l'Avvento come attesa, che nonostante possano esserci questi fenomeni che il Signore parla nella Scrittura, noi non dobbiamo dare troppo spazio a una fenomenologia
una terminologia emozionale della nostra fede. Noi dobbiamo concretizzare la nostra fede nella parola di Dio che diventa una parola di ferialità. Ecco, allora l'avvento che oggi inauguriamo ci accompagnerà fino al 15 dicembre con una lettura escatologica della parola che ci farà guardare a quello che sarà un po' il futuro dell'uomo, il destino dell'uomo. E oggi più che mai, io credo, la nostra umanità ha bisogno un po' di fermarsi, ha bisogno un po' di sostare con se stesso e far maturare nel nostro cuore una dimensione contemplativa che ci consente di riflettere su quello che veramente è il ruolo di Dio nella nostra vita, il ruolo di Gesù nella nostra esistenza e come noi gli diamo quella collocazione giusta, come noi gli diamo quell'importanza che significa conoscere colui che ci ha amato e che noi vogliamo corrispondere a questo amore attraverso uno stile di vita che rifletta quello che è lo spirito e l'insegnamento di Gesù nel Vangelo. Ecco allora, da uomini, uomini del peccato, uomini della morte di cui siamo parte, la spiritualità, soprattutto anche in questo tempo, ci sollecita, come dice Gesù nel Vangelo di Luca oggi. Ecco, al di là di quello che possa succedere, la luna, le stelle, il sole, tutto quello che voi pensiate, sappiate che la vostra liberazione è vicina. Chi mi accoglie sperimenterà la liberazione dal male. Chi mi accoglierà farà proprio l'esperienza di questo passaggio da una vita di morte a una vita di luce. E allora la nostra attenzione a quello che è la parola di Dio, che ci invita proprio a riflettere su tutto quello che può accadere quando Lui si manifesterà con la sua seconda venuta, non ci induce a guardare a destra, a sinistra, a manca tu i segni o le interpretazioni che vogliamo fare, ci induce invece a guardarci noi interiormente, a ristrutturare la nostra identità di cristiani e lo vogliamo vivere con quella gioia, quell'attesa, quella pienezza che avviene attraverso, come Gesù ci suggerisce in questo tempo, la vigilanza del cuore, la conversione del cuore. Siamo chiamati a prepararci ad accogliere il Messia, il Salvatore del mondo nella notte del Natale attraverso un percorso di interiorizzazione di quello che è l'evento di grazia con la venuta di Gesù nella storia, che è venuto a liberare l'uomo soprattutto dalla morte, dal peccato, dalle ingiustizie, dalle sopraffazioni. E quindi questa prima parte dell'Avvento ci aiuteranno, come vedremo in queste domeniche. Da domenica avremo la figura di Giovanni Battista, colui che appunto accolto la grazia e si è lasciato trasformare in un precursore che senza sosta ha preannunciato la venuta del Messia, ma questo ne parleremo domenica. Poi avremo la solennità dell'Immacolata Concezione, ecco, domani inizierà anche la novena dedicata a Maria Immacolata, colei che il peccato non l'ha sfiorata ma è la piena di grazia, e lei è il modello a cui dobbiamo guardare per vivere questa attesa, questa vigilanza, questa straordinaria accoglienza della parola che si è fatto carne nel suo grembo e che ci è donato a noi, il Figlio di Dio. Lo dobbiamo saper accogliere per poter anche noi lasciarci trasformare, lasciarci plasmare e divenire quel discepolo che Gesù desidera che ognuno di noi lo possiamo essere. La storia dei nostri giorni ci fa comprendere che abbiamo bisogno di Dio più che mai,
ma non perché fino a qualche tempo fa forse eravamo più spensierati, più leggeri e quindi magari nella nostra superficialità della fede abbiamo relegato anche il Signore fuori un po' dalle nostre faccende umane. Ne chiediamo perdono se questo è accaduto nella nostra vita, ma oggi più che mai abbiamo bisogno del suo supporto, della sua consolazione, della sua forza per poter veramente accogliere, no, questa vita con tutti i suoi affanni, con tutti i suoi ostacoli, e che con la sua potenza possiamo affrontarli e renderli meno dolorosi per i nostri percorsi, in modo che la fede diventa veramente un supporto, una consolazione e una speranza, perché colui che io mi fido e mi affido verrà nella mia vita a liberarmi dalla morte, a liberarmi dal peccato e ridarmi quell'eternità di cui io sento nel cuore di un giorno di voler essere partecipi. E allora questo è l'avvento speciale quest'anno, ecco, lo viviamo anche in un contesto ancora una volta di sofferenza, di morte, per questa pandemia che non ci vuole lasciare, e che questo avvento diventi per noi anche una scuola di attenzione, no? Di vigilanza per noi stessi, per gli altri, cercando di rispettare soprattutto le norme comportamentali per evitare, ecco, le spiacevole situazione di una sofferenza che non riusciremo mai ad affrontare, che Dio ce ne scampi e liberi, però abbiamo bisogno, il Signore per aiutarci, bisogno della nostra cooperazione, della nostra collaborazione, di assumere, ecco, questi atteggiamenti seri, responsabili, e di camminare con la fede, con Maria, anche nel buio della notte, nell'oscurità, nelle tenebre più fitte, ma sapendo che in fondo al nostro cuore non siamo noi soli, c'è un Dio che ci ama, che ci ha promesso, che è nato dentro di noi, ci ha promesso di vivere dentro di noi, e lo fa soprattutto ogni volta che noi lo accogliamo, ricevendo l'Eucaristia in uno stato di grazia, dove appunto si rivela quell'intima comunione tra la nostra anima e Gesù. E Gesù che cosa ci dice anche nello stesso Vangelo di Giovanni? Chi mi ama, io e il Padre mio prenderemo dimora presso quell'anima. Quindi realmente, come sottolineerebbe Giovanni, l'Apostolo, il Signore vive dentro di noi quando lo riceviamo nell'Eucaristia. Non è una fantasia, non è un rito magico, ma è una realtà dove la sua presenza vuole irradiare in noi la speranza, la fiducia, quel desiderio poi di continuare a crescere in un cammino di conversione, e lo facciamo anche col supporto, il sostegno di Maria, come vi dicevo, da domani che viviamo anche la novena, la sentiremo molto vicino, celebrando poi quello che è uno dei più belli, dei bei titoli che a lei è stato conferito della Chiesa, quello di essere l'Immacolata Concezione. Poi nella seconda parte dell'Avvento, che va dal 16 al 24, in realtà è la novena di Natale, vi accorgerete, o meglio, ci accorgeremo che la liturgia ci prende per mano per leggere i fatti storici già avvenuti, e quindi si prepererà attraverso la narrazione e gli eventi e i fatti, e ci accompagnerà alla notte del Natale a Betlemme per assistere alla nascita del Redentore, che più che nascere in una grotta, il Signore vorrebbe nascere nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre storie quotidiane, per dare quello che Lui desidera. Il desiderio di Dio è quello di lasciare nel cuore di ciascuno di noi la speranza di una vita che non ha traccia di morte, la speranza di una vita che non è segnata solo dalla sofferenza, ma anche dalla gioia di quell'amore che Lui vuole far sentire a noi, al nostro cuore, alla nostra intelligenza, perché Dio va conosciuto e amato attraverso il cuore e l'intelligenza. E vedere i suoi figli, un padre che cosa desidera? Vedere i suoi figli che sono sereni, sono gioiosi, sono contenti, che si sentono amati. Questa è la gratuità di Dio che noi spesso ci sfugge e pensiamo di ritrovare la pienezza dell'amore in quei paradisi artificiali che non ci portano da nessuna parte. E allora
credo che questo avvento ecco, lo iniziamo insieme facendo queste tappe domenicane, contemplando sulla liturgia di oggi, ecco la prima candela che oggi si accenderebbe è quella della speranza, una speranza che non deve essere uccisa da nessuno e da nessuna da nessun nostro pensiero di scoraggiamento o di pessimismo. La speranza è sempre prepara sempre ad un bagliore di luce, di un qualcosa di nuovo che infonde tanta energia, tanto amore, tanta gioia, sapendo che il momento presente, che è pieno di ostacoli, passerà e ci sarà una nuova realtà umana, piena di gioia, piena e ricca di amore, che consolerà i nostri cuori, ci farà sentire veramente bene, vivere anche l'esperienza di questo nostro pellegrinaggio terreno. Per cui prendiamoci proprio come impegno questo tempo prima di arrivare alla nascita di Gesù, di una riflessione più attenta della parola di Dio, ogni giorno chi seguirà la liturgia attraverso i libretti si accorgerà che c'è il libro del profeta Isaia e quindi ci porterà a contemplare tutta anche lì la preparazione del popolo giudaico, del popolo che attendeva la venuta del Messia, e poi abbiamo la quotidianità dei Vangeli che ci porteranno a riflettere su come noi interiormente possiamo preparare il nostro cuore, facendogli una culla speciale per accogliere questo bambino che verrà nei nostri cuori a portare la pace del cielo, la quale noi questa pace la condivideremo con i fratelli, perché oggi non possiamo più permetterci di stare uno contro l'altro, di dividerci. Oggi più che mai abbiamo bisogno di unità, di accoglienza, di supporto reciproco, di amore per sostenerci in modo che la speranza, l'amore, la comunione tenga viva in noi l'atteggiamento di positività e non ci porta invece a rinchiuderci dentro di noi in uno spirito di scoraggiamento, di depressione che ci allontana poi dalla gioia di Dio.